Simma è nata il 5 febbraio 1915 a Sonntag, in Austria. Voleva farsi suora, ma a tre riprese si vide rimandare a casa a motivo della sua debole costituzione. I soggiorni nei vari conventi l'hanno formata e fatta progredire spiritualmente, preparandola, a sua insaputa, al suo apostolato in favore delle anime del purgatorio. Tutta la sua vita è stata caratterizzata da un grande amore per la Madonna e dal desiderio di soccorrere le anime del purgatorio. Le sue esperienze con le anime del purgatorio sono iniziate nel 1940, quando aveva 25 anni. Da quel momento e fino al 1953 ha avuto contatti con poche anime ogni anno, specialmente a novembre. Dal 1954 hanno iniziato a presentarsi anime in continuazione, di giorno e di notte. Molto conosciuta non solo in Austria, ha tenuto innumerevoli conferenze per testimoniare e sensibilizzare le persone sul problema del purgatorio, che è un vero luogo di pena e non uno stato indefinito dove l'anima attende di accedere al paradiso. Sono stati scritti libri che parlano delle sue esperienze. Proponiamo alcuni momenti da una delle sue ultime visite in Italia, per avere un'idea di quello che chiedono le anime, delle loro sofferenze e di come la pensano sul nostro operato. Abbiate pazienza perché la conferenza praticamente si svolge in tedesco e in italiano, perché la signorina Maria Simma non parla italiano. E allora sarei io colui che dovrebbe farvelo capire. E la conferenza si svolgerà con un breve preambolo che lei fa, un'introduzione, dopodiché lei svolge la sua conferenza nel modo in cui una volta si preparava il catechismo. Cioè una domanda e la risposta, e fa tutto lei. Così le cose sono chiare. E sentirete, come ho sentito io, adesso lo sento già tante volte, che di là la misura è diversa da qua. Lassù non è cambiato niente, perché nell'eternità il tempo non c'è, quindi nulla cambia. Qui invece molte cose sono cambiate, forse anche in peggio. Senti che nuca? Arme Seelen erscheinen wir mit ihnen nicht zur Befriedigung der Neugierde. Cioè dice, le apparizioni delle anime non servono per soddisfare la curiosità. Wenn Gott solche Sachen zulässt, so liegt das im Plane der göttlichen Heilsordnung. Se Dio permette queste cose, vuol dire che tutte queste apparizioni fanno parte del piano di salvezza. Und ist auch so zu bewerten. Es soll dies für die Lebenden ein geistlicher Nutzen sein und für die armen Seelen ein Trost. E questo dovrebbe essere per i vivi un utile insegnamento e per le anime un necessario conforto. Perché induce i vivi a pregare di più e sacrificare di più per le anime del purgatorio. Eher an die Todesstunde und an das ewige Leben zu denken und sein Leben darauf einzurichten. E cioè di pensare di più al momento della morte e quindi di disporsi in modo da poter arrivare a quel punto preparati.
Das soll der Sinn und Zweck aller außergewöhnlichen Privatoffenbarungen sein. E questo sarebbe più o meno lo scopo di tutte le apparizioni e rivelazioni private. Nur zu diesem Zweck lässt Gott solche Sachen zu. Solo a tale scopo Dio permette queste cose. Möge der liebe Gott und möge der gütige und barmherzige Gott dazu seine Gnade und seinen Segen geben. Che Dio tan misericordioso voglia dare a tutto questo la sua generosa benedizione. Die Seele, der Gottes Güte eine besondere Gnade geben will, fühlt dies oft schon als Kind, nicht selten, aber oft ganz plötzlich. Che l'anima alla quale Dio vuol concedere una grazia particolare lo sente spesso già da bambino, ma succede pure che questa grazia la possa sentire anche improvvisamente. Oft sogar einen Tag nicht. Gottes Wege sind wunderbar und unergründlich. Alle volte pure a un mascalzone o a uno che ne combina di tutti i colori, perché le vie del Signore sono infinite. Heute gibt es viele Vorurteile, indem sie sagen, man soll das glauben, was die katholische Kirche lehrt. Dann braucht es nichts Außergewöhnliches, wie auch Mutter Gottes erscheinen wird. Oggi si dice, e forse alle volte anche giustamente, che bisogna credere tutto quello che la Santa Chiesa insegna, che allora questi messaggi straordinari si renderebbero superflui. Kurz gesagt, dann braucht es keine Wunder. Perché allora neanche occorrono più miracoli, perché già la fede sarebbe sufficientemente fondata. Können wir dem lieben Gott Vorschriften machen, was er tun darf und was nicht? Ma possiamo noi fare prescrizioni al Signore di quel che deve fare e quello che non deve fare? Gott weiß in seiner Güte und Barmherzigkeit viel mehr als ein Theologe oder Professor, was heute notwendig ist und was nicht. Ma il Signore sa molto meglio di quanto è necessario oggi nel mondo e a noi di quanto sappiano i teologi e i professori. Ein großer Sünder könnte dadurch ein großer Heiliger werden, wenn er der Gnade Gottes folgt. Un gran peccatore potrebbe diventare un santo eminente se seguisse sempre le vie segnate dal Signore. Dass die Kirche bei solchen Sachen vorsichtig und zurückhaltend ist, das ist am Platz und sehr notwendig. Che la Chiesa usi grande riservatezza a questo riguardo è opportuno e bene. Denn es kann unter dem Scheine des Guten auch der böse Feind mitspielen. Perché sotto le apparenze del bene potrebbe giocare un brutto scherzo anche il nemico. Deshalb hat die Kirche das Recht und die Pflicht, solche Sachen zu prüfen, ob sie echt sind oder nicht. E per questo la Chiesa ha il potere e il diritto di esaminare queste cose per vedere se sono autentiche o meno. Denn die Kirche ist die Hüterin der Wahrheit. Perché la Chiesa è la custode della verità. Besser ist es, die Kirche erklärt 10 solche Fälle nicht als echt, als wenn sie einen Fall als echt erklären würde, der in Wirklichkeit nicht echt ist. È meglio che la Chiesa dichiari non autentiche 10 casi che forse sono autentici, piuttosto che dichiari autentico un caso che poi in realtà non lo è. Sie dürfte sie aber nicht verwerfen, wenn solche Fälle mit der Lehre Christi vollkommen übereinstimmen. Però non dovrebbe neanche stravolgere questi casi se corrispondono esattamente alla dottrina e ai messaggi di Gesù.
auch wenn es eine Offenbarung wäre, die theologisch noch nicht ergründet ist. Anche qualora fosse o si trattasse di una rivelazione che teologicamente non sia ancora completamente accertata. Warum kommen die armen Seelen gerade zu Ihnen? Perché le anime del purgatorio vengono proprio da lei? È la domanda. Perché vengano proprio da me, non lo so neanche io. Vor allem darf keines denken, ich bin halt nicht so fromm wie diese Person und schäme mir auf die armen Seelen. Nessuno venga tentato a pensare, forse non sono tanto pio, tanto devoto, per cui da me non vengono. Nein, solche Sachen sind nicht Gradmesser der Heiligkeit. Der Gradmesser der Heiligkeit ist und bleibt die Liebe zu Gott und aus der Gottesliebe die Nächstenliebe. Non è così, perché il termometro che misura la santità è esclusivamente l'amore di Dio e da questo derivato l'amore verso il prossimo. Wann kam die erste arme Seele? 1940. Quando venne da lei, queste sono sempre le domande che lei pone, quando venne da lei la prima volta un'anima? E lei risponde, nel 1940. War 25 Jahre. Io avevo allora 25 anni. Kennen Sie die Seelen, die zu Ihnen kommen? Conosce lei le anime che vengono da lei? Solche, die ich gekannt habe, ja. Quelli che già conoscevo in vita, sì. Kommen nur deutschsprachige zu Ihnen? Vengono solo anime che di lingua tedesca da lei? Nein, es sind auch solche gekommen, wo ich gesehen habe, das muss ein Japan-Indianer sein. Aber alle sprechen Deutsch, die im Leben ganz sicher nicht Deutsch sprechen konnten. No. Vengono da me anche anime che io posso riconoscere dal loro colore o come indiani o come giapponesi, asiatici, ma tutti con me parlano in tedesco. Wollten die armen Seelen wieder zurück auf diese Welt, wenn sie könnten? Le anime del purgatorio, se potessero, vorrebbero ritornare su questa terra? Nein, es würde keine mehr auf diese Welt zurückholen, weil sie eine Erkenntnis haben, wie wir keine Ahnung haben. Und in dieses Dunkel zurück, wie wir sind, das könnten sie nicht mehr erschließen. No, perché ormai le anime hanno una tale conoscenza della verità e della situazione che è quella di lassù che noi neanche ci immaginiamo, e tornare nelle tenebre di questa terra non lo vorrebbero mai. Können Sie die armen Seelen herrufen? Nein, das kann ich nicht. Lei può chiamare le anime? No, questo io non lo posso fare. Wissen die armen Seelen auch etwas in unserem Zeitgeschehen? Le anime del purgatorio sanno qualcosa di quello che avviene qui intorno a noi su questa terra? Viel mehr als wir glauben. Molto di più di quanto noi pensiamo. Sie wissen genau, wer mit ihnen zur Beerdigung geht, ob er betet oder nur so mitläuft. Sie wissen, was man von ihnen spricht, was man wegen ihnen tut, viel besser als wenn sie noch da wären. Loro sanno molto, molto di più di quel che pensiamo. Sanno anche chi va al funerale loro, chi a questo funerale prega per loro, chi non prega o chiacchiera, e sanno quindi molto di più di quello che noi pensiamo. Können Sie nicht einer anderen Person eine arme Seele zusenden? Lei può mandare un'anima ad un'altra persona? Nein, das kann ich nicht. No, anche questo io non lo posso. Ich weiß auch nie, wann eine kommt. Und wenn eine kommt, muss ich fragen, was willst du oder was soll ich dir tun? Vorher darfst du auch nichts sagen.
perché io non so neanche quando verrà un'anima da me e non so cosa vorrà, e quindi io non so nulla di più. Per le anime del purgatorio servono accendere candeline o lampadine ad olio? Ja, ganz besonders, wenn es geweiht ist. Sì, molto di più di quello che si può credere, soprattutto se sono benedette sia le candele sia le lampadine ad olio. Und da ist das gleiche wert, ob man die Kerze oder das Öl daheim brennt oder auf dem Friedhof. Ed è allo stesso effetto che la candela o questa lampadina venga accesa a casa o al cimitero, allo stesso effetto. Hilft den armen Seelen auch das Weihwasser? Alle anime del purgatorio serve l'acqua santa viel mehr als wir glauben. Molto di più di quanto noi crediamo. Genauso viel als wir es nicht glauben und vertrauen gebrauchen. E tanto più se anche noi in vita l'usiamo e abbiamo fiducia nel effetto dell'acqua santa. Und da ist das gleiche wert, ob wir auf einmal eine ganze Handvoll herausschütten oder nur einen Tropfen, aber öfters einen Tropfen, dadurch den armen Seelen zu helfen. E non conta la quantità dell'acqua che versiamo, quindi è inutile buttare, cioè inutile. Non serve dare una manata piena o un bicchiere pieno d'acqua santa o solo alcune gocce. L'importante invece è che questo avvenga di frequente. Was hilft den armen Seelen am besten? Das Messopfer, wenn sie es zeitlebens geschöpft haben. Cosa serve di più alle anime del purgatorio? La santa messa. Ma soprattutto se durante la loro vita la Santa Messa l'avevano apprezzata. Und da werden auch die Werkstattmessen berechnet. E in questo naturalmente contano molto le anime, le messe dei giorni feriali. Wenn zum Beispiel ein Rentner ganz nahe bei der Kirche wohnt, ist gesund, kann gut früh aufstehen. Hat keine besondere Pflichten. Und sagt sich, ja, am Sonntag muss ich schon in die Messe gehen, weil es Pflicht ist, aber am Werktag fällt mir nicht ein, ist doch gar keine Pflicht. Auf der muss lange warten, bis in meine Messe zukommt. Ne fa il caso di un pensionato che abiti poco distante dalla chiesa e pensa, e può camminare, quindi è perfettamente efficiente, e pensa, oggi non è giorno di festa, non è giorno di precetto, oggi non vado. Ecco, se uno così muore, anche lui dovrà attendere parecchio prima che la Santa Messa per lui faccia pieno effetto. Die Messen, die in ihrem Leben andächtig beigewohnt haben, ohne dass wir verpflichtet gewesen sind, diese Messen nützen uns nach dem Tode viel mehr als jene Messen, die nach dem Tode für uns gelesen werden. Le sante messe alle quali abbiamo assistito devotamente durante i giorni feriali ci servono molto di più nell'aldilà di tutte le messe che saranno dette per noi dopo morto. Was leidet die armen Seelen im Fegfeuer? Cosa soffrono le anime nel purgatorio? Das ist tausendfach verschieden. È diversificato, questa sofferenza è diversificata in mille diversi modi. Das Heimweh nach Gott hat jede Seele. La nostalgia di Dio ce l'ha ognuna. Zudem müssen sie leiden in dem, was sie gesündigt haben. In più devono soffrire in quello in cui hanno peccato sulla terra. Am schwersten bestraft wird der Unglaube, wenn man nicht an Gott glaubt. Il peggio è naturalmente l'infedeltà, cioè più che infedeltà, non aver avuto fede. Dann die Sünden gegen die Nächstenliebe, Feindseligkeit, Abwehr. Poi i peccati contro l'amore, l'inimicizie, tutto quello che insomma
è contro l'amore. Auf Feindseligkeit wird schwer bestraft. Anche le inimicizie, come già detto, vengono punite severamente. Betrifft der Nächstenliebe, da wird so viel kritisiert über die Sammlung von Bruder in Not, Caritas. Es bekommen sowieso nicht die richtigen, ich gebe lieber nichts. Per quanto riguarda le raccolte di denaro da parte di associazioni le più svariate, per esempio quello che in Austria raccoglievano ai tempi della guerra in Jugoslavia, che chiamavano il fratello nel bisogno, oppure per la Caritas, oppure per altri copi. Ci sono tanta gente che dice io non do niente perché tanto chissà dove vanno a finire questi soldi. Das ist ganz falsch. È completamente sbagliata avere una disposizione d'animo così. Denn wir geben die Spende in guter Absicht, um ein gutes Werk zu tun. Dann haben wir das gute Werk. Perché noi diamo questa offerta con la migliore intenzione e quindi compiamo l'opera buona voluta. Wenn es dann nicht richtig verteilt würde, das müssen wir nicht verantworten. Se poi questi soldi non fossero distribuiti bene o adeguatamente allo scopo per cui vengono raccolte, non siamo noi i responsabili, devono rispondere coloro che li hanno usati male. Aber wenn wir für dieses Werk nicht übrig haben, das müssen wir verantworten. Ma se noi pensiamo che questa raccolta dentro di noi la osteggiamo, allora di questo sì dobbiamo rispondere. Eine Seele ist gekommen und hat gesagt, ich musste 30 Jahre im Fegfeuer sein, weil ich meine Tochter nicht ins Kloster gehen ließ. È venuta un'anima da me, era una madre, che ha detto, sono da 30 anni nel purgatorio. E devo soffrire tanto perché mi ero opposto che mia figlia potesse entrare in convento. Hat mal einer gesagt, na, halt nicht, ich kann wohl Priester werden. Da habe ich gesagt, warum nicht? Du weißt ja selbst, wie verkehrt diese modernen Priester handeln. Dann ist mir lieber kein Priester. E c'è gente, dice lei, che dicono, ma sai, oggi è meglio che non si facciano preti, non ci venga in mente a nessuno, perché vedi ben cosa combinano i preti di oggi. Non habe ich gesagt, bis dann ihr Beruf Priester wäre, das ging noch 12-13 Jahre, bis dann haben wir eine andere Zeit. E io gli ho risposto, aspetta, ci vorranno ancora anni, lei parla di 12-13 anni, e poi vedrai, vivremo in un altro tempo. Denn wir stehen ganz nahe an einem ganz großen Eingreifen Gottes. Perché siamo vicinissimi ad un poderoso, enorme intervento di Dio nel nostro mondo. Schon viermal ist mir eine Priesterseele gekommen und hat gesagt, ich muss schwer leiden, weil ich die Kommunion von Kinderkirche entfernt habe und das Volk gezwungen habe, stehende Kommunion zu empfangen. Dice, quattro volte è venuto da me un sacerdote dal purgatorio, mi ha detto, devo soffrire tanto perché ho fatto asportare la balaustra e ho obbligato la gente a ricevere la Santa Comunione in piedi. Wir sehen, da esiste etwas nicht in Ordnung. E da questo possiamo dedurre che qualcosa non è a posto. Der Papst hat wohl erlaubt, dass die Kommunion auch stehend empfangen werden darf, wo man nicht gut knien kann. Wer nicht gut knien kann, der darf auch stehen. Il Papa ha bensì permesso che si possa ricevere la Santa Comunione anche in piedi, specie laddove non si può inginocchiarsi
bene o chi non è in grado di inginocchiarsi. Aber wer die Kommunion kniend empfangen möchte, muss die Gelegenheit haben. Ma chi volesse ricevere la Santa Comunione in ginocchio deve avere la possibilità di farlo. Das sieht die Kommunion noch an einer kurzen Kommunionbank bekommen. Anche se fosse solo un pezzettino di balaustra o in ginocchiatoio. Das dürfen wir von jedem Priester verlangen. Das wünscht der Papst. E questo lo possiamo chiedere a chiunque sacerdote, perché questo è anche il desiderio del Santo Padre. Dann zur Handkommunion, Hand weg. E allora, e poi passiamo, se passiamo a considerare la comunione nella mano. Via le mani dalla Santa Comunione. Und der Priester Zede ist gekommen, er müsste schwer leiden, weil er die Handkommunion eingeführt habe. Un sacerdote defunto, lei parla sempre delle anime, è venuto da me e ha detto: devo soffrire molto perché ho insistito affinché la gente prendesse la comunione in mano. Er hat dann gesagt, wenn ein Priester oder Bischof wüsste, welche Verantwortung er trägt, wenn er die Handkommunion einführt oder empfiehlt. E se un sacerdote o un vescovo sapesse quale responsabilità si assume introducendo o insistendo perché la gente prenda la comunione in mano, da sagen wir oft, ja, warum hat's dann das Konzil eingesetzt? Dovrebbe, smetterebbe subito. E allora mi si chiede, perché allora il concilio l'ha permesso? Kein Konzil, kein Papst hat die Handenstehkommunion eingeführt, sondern die Freimaurer Kardinäle. Nessun concilio, nessun Papa ha mai permesso o introdotto la comunione sulla mano in chiesa. Chi l'ha introdotto sono i cardinali massoni. Und die Priester und Bischöfe sind so verblendet, dass sie das nicht einsehen. E i sacerdoti e i vescovi sono talmente acceccati a questo riguardo che neanche capiscono di quello che stanno facendo. Ein Laie sieht das viel besser ein. Un laico, cioè uno come noi, lo vede molto, quasi molto meglio. Weil er betet und opfert, dass die Kirche wieder ins rechte Gleis kommt. Perché prega e si sacrifica a che la Chiesa si metta nuovamente nel giusto verso. Immer hat wieder das Volk die Kirche gerettet, auch im 14. 15. Jahrhundert. È sempre stato il popolo che ha salvato la Chiesa, anche nel 14. e 15. secolo. Da hat das Volk gebetet und geopfert, bis es wieder besser wurde. Il popolo allora pregava e sacrificava finché le cose cambiavano in meglio. Die armen Seelen haben gesagt, der Russe wäre in Deutschland schon längst eingezogen, wenn in Deutschland nicht so viel Gebet und Südestätten wären. Un'anima le ha detto, i russi sarebbero già, avrebbero già occupato la Germania se in Germania non ci fossero tante persone che pregano e sacrificano nei vari e tanti moltissimi santuari sparsi per la Germania. Kommen auch Kinder ins Fegfeuer. E ci sono anche bambini nel purgatorio. Sobald ein Kind weiß, das ist nicht recht und tut's doch, hat es schon eine Schuld. Non appena un bambino capisce quel che è bene, quel che è male, e compie il male, già è potenzialmente diretto al purgatorio. Aus welchem Grunde halten Sie diese Vorträge? Lei per qual motivo tiene queste conferenze? Erstens einmal, um im Volk den Glauben, besonders den Glauben an das Fegfeuer zu stärken. Una prima ragione sta nel fatto che in questo modo si conferma la fede della gente nell'esistenza del purgatorio. Dadurch bekommen die armen Seelen auch mehr Hilfe. Perché in questo modo le anime del purgatorio ricevono più aiuto.
hatte mal ein Priester gesagt, es war ein guter Priester, er war kürzlich ausgeweiht. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht an einen Wegfehler glauben. C'è stato un sacerdote che lei ha conosciuto, che ha detto, un bravo sacerdote regolarmente consacrato dalla Santa Chiesa, che gli ha detto, io non riesco a credere che esista il purgatorio. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? E io gli chiesi, perché? Dann hat er gesagt, ja, ich komme jetzt mal in den Vortrag und dann werden wir sehen. Gli ha risposto, gli rispose, però nella sua conferenza e poi vedremo. Nach dem Vortrag hat er gesagt, warum hat man uns in der Theologie und Seminar nie ein Wort vom Wegfall gesagt? E dopo la conferenza venne da me e mi disse, ma perché nelle lezioni di teologia al seminario non ci hanno mai parlato del purgatorio? Ja, da können Sie es nicht glauben, wenn Sie nie etwas gehört haben. E allora non possono credere se non ne hanno mai sentito parlare. Werden Sie für diese Vorträge bezahlt? Lei viene pagata per queste conferenze? Da lasse ich mich grundsätzlich nicht bezahlen. No, per principio io per queste conferenze non accetto soldi. Denn wo es ums Geld geht, da ist der böse Feind. Perché dove si tratta di soldi c'è sempre di mezzo il diavolo. Und man hätte auch nicht mehr diese gute Wirkung. E non si avrebbe più quel buon effetto di queste conferenze. Wenn man nicht so einen Vortrag wünscht, muss nur für Fahrt und Verpflegung aufgekommen werden. Was ich mehr freiwillige Spenden bekomme, als was Fahrt und Verpflegung ausmacht, das gehört den armen Seelen. Denn wie viel kommen arme Seelen, ich brauche so und so viel Messe spenden, wo will ich das hernehmen? Das wird dann mit diesen Spenden beglichen. Per principio chiedo solamente laddove mi si chiede di tenere conferenze che si provveda alle spese di alloggio e vitto e se le eventuali offerte che superano queste spese vengono adoperate esclusivamente a favore delle anime del purgatorio, perché sono tante le anime che mi chiedono questo, quello, messe, altre messe, e io quello che posso lo prendo allora da questa cassetta dove metto questi soldi. Von was leben Sie denn? E di cosa vive allora lei? Ich hatte früher eine kleine Gärtnerei, aber das kann ich heute nicht mehr machen. Aber ich habe eine Sozialhilfe und wenn es auch nicht so viel ist wie eine Rente, wir haben immer angelebt und sind immer durchgekommen. Io prima tenevo una piccola giardineria, ora non sono più in grado di farlo, però ottengo, mi si paga una piccola rendita sociale, non una vera pensione, però è sufficiente perché fin da piccola nella nostra famiglia siamo stati abituati a vivere semplicemente. Man könnte viel einfacher leben und dabei viel gesünder. Si potrebbe vivere benissimo in condizioni meno agiate e vivere più sani. Was haben Sie für Schulen gemacht? Nur die Volksschule. Che scuola ha fatto lei? E lei risponde, solo le elementari. Warum können Sie denn diese Belehrungen geben? E allora come fa a dar questi insegnamenti? Erstens einmal lernt man sehr viel durch diese Beziehungen zu den armen Seelen. Primo perché si impara molto attraverso questi contatti con le anime. Dann habe ich auch ein großes Vertrauen zum Heiligen Geist. E poi perché ho una grande fiducia e venerazione per lo Spirito Santo. Und der Heilige Geist wird viel zu wenig verehrt. E lo Spirito Santo viene invocato e venerato troppo poco. Hätten unsere jungen Priester nicht, würden unsere Priester mehr zum Heiligen Geist beten,
Sie hätten nicht diese verkehrten Ansichten, die sie heute oft haben. Se i nostri sacerdoti di oggi si rivolgessero e rinvocassero più intensamente lo Spirito Santo, certamente non insegnerebbero queste idee strampalate che alle volte manifestano. Müssen wir jedem Menschen verzeihen? Dobbiamo perdonare ogni persona? Ja, ganz besonders unseren Verstorbenen. Sì, ed in modo particolare i nostri defunti. Die lassen uns keine Ruhe, bis wir ihnen verzeihen. Non ci lasciano in pace finché ottengono il nostro perdono. Wenn eine Seele kommt, muss ich fragen, was willst du oder was soll ich dir tun? Se quest'anima mi appare davanti, io devo chiederle di cosa hai bisogno. Dann sagt sie, was sie braucht. Allora lei dice di cosa ha bisogno per essere liberata. Wenn sie dann noch stehen bleibt, dann weiß ich, ich darf anfragen, solange sie stehen bleibt. Se poi dopo aver detto questo si ferma ancora, allora vuol dire, e io capisco questo ormai, allora io posso chiedere a lei quello che mi si chiede a favore di altri defunti. Aber die Antwort bringt eine andere Seele, denn die ist erlöst, wenn man ihr was getan hat und was sie gebeten hat. Ma la risposta me la porta un'altra anima, perché questa prima anima, quando ha avuto tutto quello che ha chiesto, è andata in paradiso e non mi viene più. E la risposta mi porta un'altra anima. Kommt wieder eine Seele, sie sagt, was sie braucht. Und dann sagt sie, der Name ist so und so. Ich schaue nach, wer hat diesen Namen angegeben. Dann kann ich die Antwort schreiben. Das kann aber mitunter von Anfang zwei bis drei Jahre gegangen, bis ich die Antwort bekommen habe. Heute geht es schneller, also geht kein Jahr mehr. Aber ein paar Monate kann es auch noch gehen. La risposta, come detto, la porta un'altra anima, la quale prima dice di cosa ha bisogno, lei, e poi mi dice nomi, cognomi e di cosa ha bisogno questa data anima defunta. Allora io guardo nel mio elenco, nel mio archivio, chi è che corrisponde a questo nome e ne prendo nota. Erfahren Sie auch, wenn jemand in der Hölle ist? Viene a sapere lei, viene a sapere pure qualcosa se un'anima è andata all'inferno? Nein, das dürfen sie nicht sagen. No, di questo le anime non possono parlare. Aber ja, nicht glauben, es gibt keine Hölle. Ma non pensare da questo o dedurre che non esista l'inferno. Es gibt eine Hölle, und zwar eine ewige Hölle. Das können wir nicht ausradieren. Perché esiste l'inferno e l'inferno è eterno. Ho dimenticato prima di dirvi che lei ha detto anche che la risposta di quell'altra, di quell'anima che porta la risposta per certe persone, alle volte durava 2 o 3 anni. Negli ultimi tempi le risposte sono più frequenti. Scusatemi, l'avevo dimenticato di dirlo prima. Und wenn jemand Angst hat, er könnte verloren sein. Und wo kommt zu mir? Ja, er könnte verloren sein. Aber ich habe viel für ihn gebetet. Dann habe ich gesagt, dann ist er nicht verloren. Denn für einen Verlorenen kann man nicht mehr beten. Da lasst uns nicht mehr beten. Mi si è chiesto anche cosa deve fare se per caso un'anima fosse dannata. Non devo più pregare? Ma se lei risponde, ma se tu hai sempre pregato per quest'anima e lei hai intensamente pensato a lei perché possa salvarsi, allora puoi star tranquillo che non è perduta. Man darf mir ruhig schreiben über verstorbene Angehörige, aber dann bitte genau Namen, Geburtsjahr und Sterbejahr angeben, und zwar separat, nicht in einem langen Brief drin. Ich habe keine Zeit, um das rauszusuchen. E se
cioè mi si può chiedere informazioni su defunti che interessano, ma allora per favore scrivete chiaramente nome, cognome, data di nascita, data di morte, e non fare un elenco enorme, perché io non ho tempo di guardare, quando mi dicono i nomi, guardare tutto questo elenco enorme di nomi. Und dann deutlich schreiben. E poi scrivete per favore chiaro, e possibilmente aggiungo io in stampatello. Ich muss oft einen Brief wegtun, da, wo ich nicht einmal mit dem Vergrößerungsglas sehen kann. Dass es so schwach geschrieben ist, da kann ich nichts machen. Succede che alcune lettere le devo scartare perché neanche con la lente riesco a capire cosa vuol dire quella scrittura. Wie kommt es, dass oft für die gleiche Seele zwei bis dreimal angefragt wurde? Com'è che Antwort gegeben wurde? Com'è che per qualche anima mi si chiede o la risposta viene o viene chiesto o è risposto due e tre volte di fila? Da war eine Familie, die haben für den Vater angefragt und ich bekam die Antwort drei Messen lesen lassen. C'era una famiglia che avevano chiesto per il loro papà e era stata la risposta che era stata data era di far dire tre sante messe. Nach einem halben Jahr kommt eine Seele und sagt, dieser Mann braucht nochmals fünf heilige Messen. E dopo parecchio tempo mi venne un'anima, mi disse, questa persona ha bisogno di altre tre messe. Habe ich gesagt, ja, haben denn die Messen nicht bezahlt oder nicht lesen lassen? E allora pensavo, ma questa gente o non ha pagato queste tre messe, cioè non ha fatto le offerte per queste tre messe, o si è dimenticato, o non sono state celebrate queste sante messe, cosa c'è? Ich habe sie dann gefragt und haben sie gesagt, ja freilich, die Messen sind schon bezahlt worden und auch gelesen worden. Allora io ho chiamato queste persone della famiglia e ho detto, ma le sante messe le avete fatte dire o no? E loro rispondevano, sì. Ich habe gesagt, ja, ich habe nochmal fünf Messen bekommen für diesen Mann. Sì, e io allora gli dissi, ma guardi che mi sono state chieste altre cinque messe per quest'uomo. Haben sie gesagt, ja, wir machen das schon. Sì, dice, allora loro rispondevano, sì, lo faremo dire altre cinque messe. Dann hat mir eine Seele das erklärt, wie das ist. E allora un'altra anima mi spiegò come stanno queste cose. Die Seele ist das erste Mal schon erlöst. L'anima la prima volta dopo le tre messe è bensì salvata. Aber erlöste Seelen dürfen durch die armen Seelen um Messen bitten für einen Freund, für einen Kameraden, den sie erlösen möchten. Però anche le anime salvate possono chiedere a noi altre messe per un amico, un'amica, un parente, un conoscente. Und ich erfahre dann nicht für wen. E io non vengo più a sapere per chi vanno queste altre messe. Also wenn man, also das erste Mal ist es schon erlöst, und wenn das zweite Mal eine Antwort kommt, dann ist es nicht mehr für ihn, sondern für eine Seele, die er erlösen möchte. E quindi capiamo ora che se un'anima mi viene una seconda volta la stessa a chiedere, o un'altra anima mi chiede per quella precedente anima che già ha avuto le sue sante messe, altre ulteriori messe, allora abbiamo capito che queste messe dell'anima già salvata servono per suo desiderio ad un'altra anima che io non conosco. Eine Seele ist gekommen und hat gesagt, ich bin im Jahre 500 gestorben. È venuta un'anima da me, fra tante, che mi disse, io sono morto nel 500. Dann habe ich gesagt, was hast denn angestellt, dass du so lange im Wegwerf bist? E io gli chiesi, ma cosa hai mai combinato che sei tanti anni, ancora sei nel purgatorio? Er hat erzählt, ich war ein Revolutionär,
habe dort mitgeholfen, wo die heilige Ursula gemartert worden ist. Ero un ribelle e avevo dato manforte al martirio di Sant'Orsola. Und hätte nicht ein Büblein für mich gebetet, ich wäre verloren. E se non ci fosse stato un bambino che ha pregato per me, io sarei stato dannato. Wir sehen da, ein Gebet für eine Bekehrung wird immer erhört, wenn derjenige nicht ganz hartnäckig dagegen arbeitet. E da questo si può dedurre che una preghiera viene sempre accolta, a meno che il destinatario non sia ostinatamente o non lavori ostinatamente in senso contrario. Können die armen Seelen auch bei Tag kommen? Ja, anfangs sind sie öfters bei Tag kommen, jetzt mehr, fast immer nur bei der Nacht. Le anime le possono apparire anche di giorno? Sì, in tempi passati venivano anche di giorno. Adesso, negli ultimi tempi, mi vengono quasi sempre solo di notte. Da war ein Fall, war auf der Straße. Kommt mir eine Frau entgegen, ganz alt, ich hab gedacht, ist schon über 100 Jahre alt, hat sie ausgeschaut. Adesso racconta un fatto che le è successo. Ha incontrato per strada una vecchia signora che guardava fuori molto male. Dann habe ich sie freundlich gegrüßt. Io l'ho salutata molto gentilmente. Dann hat sie gesagt, dass du mich nur grüßest. E lei rispose, questa donna, ma strano che tu ancora mi dai il saluto. Dann habe ich gesagt, sie sei doch der Gruß wert wie jeder andere Mensch. E io gli dissi, ma tu vali un saluto come qualsiasi altra persona. Hat sie gesagt, ja, die Kenntnis hat man nicht mehr. Auf der Straße muss ich schlafen. Niemand gibt mir was zu essen. Da habe ich gesagt, komm, Frau, das glaube ich nicht. Wenn Sie nach Hause hineinkommen und sagen, Sie haben Hunger, gib mir Ihnen doch etwas zu essen, vielleicht nicht gerade das, was Sie gerne haben. E questa donna si lamentava con me. Nessuno lo capisce questo, nessuno mi guarda, nessuno mi dà da mangiare. E io la guardai e dissi, ma senti, non raccontare frottole perché mi sembra che sei abbastanza ben nutrita. Allora ho pensato, forse non è contenta di quello che le si dà da mangiare. Ma si dice, nein, ich bekomme nichts und auf der Straße muss ich schlafen. E no, non mi danno niente e devo dormire sulla strada. Habe ich gedacht, die ist im oberen Stock nicht mehr ganz. E allora io pensai, questa nei piani superiori sembra non del tutto a posto. Warum lässt man die allein auf die Straße? E allora pensai, ma perché la si lascia così? Girovagare sulla strada. Dann habe ich gedacht, alt bist du? Wenn du noch lästig bist, muss man ihn nicht lange haben. Ich sagte, du kannst zu mir kommen. E allora io pensai, tu vecchia sei e magari anche molesta può darsi, però senti, vieni a casa mia e io ti darò qualcosa da mangiare e da dormire. Dann habe ich gesagt, gut, dann kannst du mit mir heimgehen, kannst von mir essen und schlafen, aber nehmen muss es halt, wenn ich habe, ich habe Sermli, aber doch besser als auf der Straße schlafen. Quindi vieni, mangia, però ti dovrai accontentare di quel mangiare che ti do io e dormirai, insomma, in qualche modo da me, sempre meglio che sta sulla strada. Dann hat sie gesagt, vergelt's Gott, das bin ich erlöst, verschwindet auf der Stelle. Allora, bis dahin habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass er arme Seele ist. In questo momento, cioè, allora questa donna mi rispose, grazie, grazie tante, adesso io sono salvata. Ciao! Ed era sparita. Era un'anima che lei non aveva riconosciuta come tale. Jedenfalls hat die im Leben jemand abgewiesen, wo sie verpflichtet gewesen wäre zu helfen und musste warten, bis man ihr das anbietet. E probabilmente questa donna era un'anima che aveva respinto a cuore un po' duro qualcun altro
e ora doveva soffrire sulla strada finché qualcuno le rivolgeva una parola buona. Urteil Gott oft nicht ganz anders als die Menschen. Dio alle volte non giudica in modo tutto diverso dagli uomini? Ja, sonst hätten wir es nicht gut. Sì, senz'altro, e forse è meglio, perché sennò non tutte le cose ci andrebbero tanto bene. Ein Mann für zwei Personen angefragt. C'è stato una volta un caso che venne un uomo da me e mi chiese informazioni su due anime defunte. Dann hat er gesagt, da bin ich dann gespannt, was da für eine Antwort kommt. E mi disse, sono proprio curioso che risposta le sarà data. Ja, warum? E io dissi, perché? Ich sag nicht warum, ich hol da nur die Antwort. Ah, io non ti dico il perché, io vengo solo a prendermi la risposta. Nach einem Monat ist er gekommen, ob ich die Antwort hätte. Dopo un mese tornò da me e mi chiese se avessi la risposta. Aber ich sagte, ja, ich hab die Antwort. E io gli dissi, sì, la risposta c'è. Ja, und wie lautet die Antwort? E allora dimmi, com'è sta risposta? Diese Frau ist erlöst und dieser Mann ist noch tief in Fegfeuer. Questa donna, una delle due, quindi era una donna, è salvata, cioè è andata in paradiso, l'uomo è in fondo al purgatorio. Dann hat er gesagt, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? E lui disse, ah no, questo non può essere vero. E lei disse, ma perché? Und hat er gesagt, diese Frau an einer Abtreibung im Spital gestorben, die soll erlöst sein. Und dieser Mann, der erste und der letzte in der Kirche gewesen, der soll noch tief im Fegfeuer sein. Das kann aber nach unserem Glauben nicht mehr stimmen. No, non è possibile, disse l'uomo, perché questa donna è morta in ospedale di aborto. E l'uomo era il primo e l'ultimo in chiesa e dovrebbe essere in fondo al purgatorio e l'altra salvata. No, questo secondo la nostra santa fede non può essere. Dann habe ich gesagt, hoffen Sie, es ist das Marianische Jahr und da bekomme ich so viele Antworten, dass es möglich wäre. Ich hätte es verwechselt aufgeschrieben. Ich werde nochmal anfragen. Io gli risposi allora, guardi, che adesso siamo nell'anno santo. E ricevo tante risposte, per cui potrebbe essere che io mi fossi sbagliata a scrivere. Guarderò ancora e chiederò ancora. Ich hatte noch was angefragt und hat die Seele gesagt, nein, du hast es richtig aufgeschrieben. E allora, es stimmt einfach so. E allora io richiesi un'altra volta e venne un'altra anima e mi disse, no, hai scritto esattamente, le cose stanno così. Dann ist von diesem Dorf eine Frau zu mir gekommen. Allora, dopo un po' di tempo, da quello stesso paese dal quale proveniva sia l'uomo di prima, sia le due anime defunte, cioè venne da me. Dann hat sie gesagt, ja, da hat man sich so aufgeregt, dass von diesen zwei Personen diese Antwort gekommen ist. Dann habe ich gesagt, ich kann keine andere Antwort geben. Sì. Gott urteilt anders als die Menschen. Mi disse questa donna, sì, la sua risposta nel paese ha fatto gran furore. E io gli risposi, sì, ma mi dispiace, io non posso dare altre risposte di quelle che mi si danno. Dann hat sie gesagt, gerade das hat mich im Glauben gestärkt, dass von diesen zwei Personen diese Antwort gekommen ist. E questa donna mi disse, ed è proprio questa sua risposta che mi ha confermata nella fede, perché la risposta che lei ha dato è proprio quella che io aspettavo. Dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mir doch warum. E allora gli dissi, mi spieghi perché? Ja, deshalb bin ich gekommen. E dice quella donna, sì, sono venuto apposta per spiegarglielo. Ich habe diese Frau gut gekannt, es ist wahr, sie war sicherlich nicht gut. Aber es war bei ihr eine große Vererbung. Sì, dice questa donna, sì, è vero, questa donna, quest'anima appunto di cui si parla, era una donna forse di malaffare e teneva una vita immorale e non a posto, sì. Sie ist oft zu mir gekommen, hat geweint, hat gesagt, andere können so brav leben, ich muss immer wieder fallen,
Scegliere Dinge sta nicht mehr zu beichte, ich bessere mich ja doch nicht mehr. Perché quell'anima defunta venne da viva, venne spesso da me, disse questa donna, e venne da me a piangere e a dire che le sembrava che fosse inutile che si sforzasse a cambiare vita, che non andasse, che sarebbe stato inutile andare ancora alla confessione, perché altri vanno meglio e da me io sono sempre così, non riesco a tirarmi fuori. Dann habe ich ihr halt oft zugeredet, ja, wir müssen unsere Fehler oft auf den gleichen beichten. Und wenn wir beichten, eine Zeit, dann bekommen wir wieder Gnade, stark zu bleiben. E allora Assima le rispose, sì, no, scusate, la donna le rispose a questa donna, quando era ancora viva, tu vai pure a confessare, perché con la confessione prendi le grazie e per un certo periodo hai anche la forza sufficiente per tirarti fuori, per stare meglio. Ja, sie ist dann halt doch wieder zum Beispiel gegangen und hat aber sonst ein gutes Leben geführt, aber sittlich war sie halt schwach. Sì, è tornata quindi alla confessione, è riuscita così a tenere una vita abbastanza decente, solo che moralmente lei aveva le sue debolezze. Und als der Priester bei ihr war beim Sterben, dann habe der Priester gesagt, ich wünschte, so reinmütig zu sterben wie diese Person. Er hätte schon viele Personen sterben gesehen, aber noch keine Person so reinmütig sterben gesehen wie diese Person. E questa donna continuava a raccontare alla Maria Assima. Ho parlato anche con il sacerdote che l'ha assistita in ospedale, questa donna di cui si parla. E mi ha detto, non ho mai visto morire una persona così umilmente e così piena di pentimento e sciolta in lacrime per il male come questa qui. Ho assistito tante persone, ma non ho visto nessuna morire in queste condizioni così edificanti. Vorrei io, ha detto il sacerdote, morire come morta questa qui. Und dieser Mann, ja, war schon der erste und der letzte in der Kirche, kann man schon sagen. Aber ein Kritisierer gewesen, wie kein zweiter. Über jeden Menschen hat etwas auszusetzen gewusst. Und was mich am allermeisten entsetzt hat, hat diese Frau auch gut gekannt. Gewusst, wie sie gelebt hat, und die ist vor ihm gestorben. Man hat sie dann auch kirchlich beerdigt, was auch am Platz war. Da hat sich niemand so aufgeregt wie gerade dieser Mann. Was für ein Luder wird doch kirchlich beerdigt, gehört nicht auf den Friedhof. Dann habe ich gesagt, dann wundert es mich nicht, wenn tief im Weg ist. E allora, riguardo dell'uomo, mi disse la donna, era sì il primo e l'ultimo in chiesa, ma era uno di quei criticoni come ce ne sono pochi. Ogni cosa era sbagliata per lui, ogni cosa aveva bisogno di una critica, lui insomma aveva, per lui niente andava bene. E il peggio che ha fatto e che ha impressionato di più questa donna che parlava a lei, è il fatto che lui, che era dello stesso paese della donna, si è arrabbiato tanto perché quella povera donna morta in ospedale è stata seppellita regolarmente con l'assistenza della Santa Chiesa in un cimitero e lui sarebbe montato su tutte le furie per dire: come una donnaccia del genere viene ancora seppellita così con i crismi nella chiesa? Ma questo è proprio il colmo. E allora Maria Assima dice, allora anch'io capisco
perché sia in fondo al purgatorio. Denn wir haben kein Recht übereinander zu urteilen. Perché noi non abbiamo nessun diritto di giudicare un'altra persona. Hat das Gebet immer einen Wert, auch wenn man zerstreut ist? La preghiera ha sempre valore anche se durante la preghiera siamo distratti. Lassen wir uns nicht abhalten vom Gebet mit dem Gedanken, ah, oh, bin so zerstreut. Non lasciamoci mai trattenere dalla preghiera, neanche se dobbiamo dire oggi mi sento tanto distratto. La preghiera ha sempre il suo valore. Nein, gerade da müssen wir beten. No, proprio in questi casi dobbiamo sforzarci e pregare. Da ist nur der böse Werk der Will, dass wir das Gebet sein. Perché proprio in questi casi c'è il nemico, il nostro avversario, che vuole che non preghiamo. Wenn wir uns vor dem Gebet sammeln, ich will jetzt das Gebet beten, so gut ich kann. Bei den nächsten Minuten sind wir wieder nicht mehr raus. Wir denken ganz ruhig wieder ans Gebet und so vorwärts und nicht immer wieder von vorne anfangen, dann werden wir überhaupt nicht mehr fertig. E se preghiamo, prima della preghiera, cerchiamo di concentrarci e di fare il proposito che voglio pregare bene. E poi mi accorgo che durante la preghiera improvvisamente sono da un'altra parte, torniamo in noi e continuiamo con fervore la preghiera, anche se dopo un poco usciamo nuovamente dalla nostra concentrazione e devozione. Andiamo avanti e non sempre cominciare da capo. Einfach in Vertrauen weiter beten und dann ist das Gebet gut. E nella piena fiducia in Dio, continuare la preghiera e la preghiera sarà buona. Vielleicht besser, als wenn wir ohne Zerstreuung hätten beten können, weil es uns der Opfer gekostet hat. Wir mussten uns immer wieder zusammennehmen. Und das Gebet mit Opfer ist immer das Wirksamste. E può darsi che una preghiera del genere di fronte a Dio abbia molto più efficacia e valore, perché è una preghiera fatta con sacrificio. Molto, e forse ha effetti più poderosi, più forti, che una preghiera senza distrazioni, appunto perché è una preghiera sofferta. Haben im Himmel alle die gleiche Seligkeit. Nel cielo tutti hanno la stessa stato o grado di beatitudine? Nein, die ist tausendfach verschieden. Genau wie jeder es verdient. No, è diversa a seconda dei meriti di ciascuno. Können Angehörige beim Sterben uns abholen? Ja, Angehörige, die uns herausgegangen sind, dürfen uns abholen, wenn wir im Sterben liegen. E se noi siamo in punto di morte, possono venire parenti ad accoglierci e prenderci? Sì, specialmente se si tratta di parenti morti prima di noi. Und dann das Rosenkranzgebet, das geht heute so zurück. E soprattutto adesso parla cosa si fa con il Santo Rosario. Oggigiorno, almeno lei dice, lo si tralascia molto spesso. Und überall wo die Mutter Gottes erscheint, verlangt sie das Rosenkranzgebet. E ovunque la Madonna appaia, chiede che si reciti il Santo Rosario. Und warum? E perché? Es ist das Glaubensgebet. È la preghiera della nostra fede. Die Geheimnisse betrachten vom Leben und Leiden Jesu Christi und von der Mutter Gottes. Das ist wichtig. Perché è importante attraverso le meditazioni del Santo Rosario rifarci passare davanti tutta la storia della redenzione e la passione di Gesù Cristo. Wenn ich im Omnibus bin und es ist nicht jemand, der mit mir sprechen will, dann bete den Rosenkranz. E se quando viaggio in bus e non c'è nessuno col quale ho modo di chiacchierare,
Allora io recito il Santo Rosario. E così un giorno io viaggiavo in bus e il bus era strapieno. E allora ho tirato fuori il rosario e ho cominciato a recitare il rosario. So dass niemand gesehen hat, dass ich den Rosenkranz bete, dass niemand stoß daran. In modo che nessuno dovesse proprio osservarmi, in modo che nessuno dovesse sentirsi disturbato, offeso, insomma come oggi succede. Auf einmal reißt man mir den Rosenkranz ganz scharf aus der Hand, denkt, wer ist denn da drum, da ist schon niemand drum. Müsste gerade ein Hund sein, da war auch keiner da. Improvvisamente qualcuno mi strappa di mano il rosario dal basso, io guardo giù, vedo nessuno, non c'era neanche un cane. Ich habe den Rosenkranz am Boden gesehen, aber ich konnte ihn nicht aufheben, weil es so eng war. Ho visto la mia corona giù sotto, ma non riuscivo a prenderla perché non riuscivo a piegarmi per questa folla che c'era. Und es war nicht etwa einen wertvollen Rosenkranz. Non era un altro Rosenkranz. Era una corona normale, non era affatto preziosa. Non è che qualcuno avesse avuto interesse a rubarmela. Und die Frau hinter mir habe gekannt und hat gesagt, suchst etwas. E la donna dietro a me mi conosceva e mi dice, cosa c'è? Qualcuno mi ha strappato, io cerco il rosario, è giù, e adesso improvvisamente poi non lo vedevo più. E quando poi qualcuno è sceso a una stazione o a una fermata, io mi sono subito piegata per tirar su la corona, ma la corona non c'era più. Dann hat die Frau gesagt, ja, im Fächer steigt ja alles aus, ich werde so helfen, der Signora dietro disse, guarda, a capolinea tutti scendono, allora ti aiuto e lo troveremo. Wir haben den ganzen Boden untersucht, kein Rosenkranz gefunden. Al capolinea abbiamo cercato tutto il bus, in tutti gli angoli, tutti i buchi, la corona non c'era più. Dann ist dann der Chauffeur gekommen, war alle gerade das Schlimmste. Dann hat er gesagt, was tun wir denn da? Dann habe ich gesagt, der Rosenkranz muss im Boden sein. Hat er gesagt, zu was brauchst du im Omnibus den Rosenkranz? Den magst du nicht einlassen. Dann habe ich gesagt, ich muss im Omnibus den Rosenkranz beten, dass der Teufel die Chauffeur nicht holt. Allora, a capolinea viene l'autista e dice, ma cosa cercate, cosa fate? E dice, cerco la mia corona. Cosa hai bisogno di avere la corona qui in bus? E lei dice, sì che ne ho bisogno, devo recitarlo perché il diavolo non venga a prendere voi autisti. So bin ich also mit dem Vortrag fertig. E così io avrei terminato, dice.